Allora, vedete questa bottiglia? Questa è una dama, si chiama dama, la chiamano qui, come damigiana, per mettere il vino. Ormai è usata, non la uso più, non la vorrei neanche usare. Però posso fare questo lavoro qua. Allora, tagliare il fondo, eh? Tagliamolo. Ecco. Ecco, tagliato il fondo. Aperto. Questo perché ho visto su internet cosa hanno fatto. Dopo basta tagliare un po' di lato qua. Perché? Perché? Adesso vi spiego il motivo. Così. Non è che faccio ogni giorno, è la prima volta questo che faccio. Ecco, ho tagliato la dama. Ho tagliato, adesso tagliamo. Voglio tagliare anche questo, intanto non serve a niente il cappuccio qua. Ecco qua. Cosa è venuto fuori? Immaginate cosa serve. Avrete già immaginato cosa serve. Elastico. Puntatrice. Altra parte, un punto anche qua, sperando che si rompa l'elastico, e adesso ve l'ho dimostro. Ecco qua, fatto la protezione. Questa volta non è per il virus, per un'altra cosa. È inutile andare a acquistare una mascherina. Adesso ve la mostro. Adesso ho cambiato posto. Mi sono messo qua in un posto un po' vuoto, tratto via tutto. Perché? Mi prendo anche l'estintore qua che è di sicurezza, un attimo, eccolo qua, me lo sono messo a portata di mano, è pieno, ma perché? Un attimo, l'altro giorno andando a prendere questo tablet di battaglia che me l'hanno regalato insieme a un acquisto di 25 euro, non so dove, su internet, me l'hanno regalato un tablet. Oh, che bello! Funzionava abbastanza bene. Non manca un mucchio di programmi. E l'ho trovato cosa? L'ho preso in mano, ho trovato che lo sportello era aperto. Boh, non sono stato a aprire. E ho trovato qualcosa qua che adesso l'ho messa via perché ve la mostro, perché mi spaventa. Prima mi metto la maschera, eh? Allora, prima mi metto la maschera. Ecco.
bella, non è per il virus, mi raccomando, questa è un'altra situazione. Adesso vado a prendere un'altra cosa. Ecco, questo è un barattolo di metallo, però ho messo dentro batteria del tablet, l'ho scritto. Perché? Perché mi spaventava, adesso spero che non succeda niente. Apro. Non riesce neanche che si è ingonfiata ancora. Ecco, questa è la batteria. Un po' gonfia. Forse si è anche sgonfiata, era di più prima. Come dicono che è esplosiva, questa era qua dentro, la rimetto dentro. Le sicurezze le ho prese. Per adesso non è esplosa, la metto anche via, fuori dai piedi. E continuiamo. Ah, ecco, allora posso adesso tirare via la mascherina che mi proteggeva per eventuale esplosione. Perché? Perché? Perché le batterie a litio non è la prima volta che possono esplodere. Potrebbe, come viene riportato anche in vari articoli, sempre più utenti riferiscono che le batterie che si gonfiano. E per quale motivo? Adesso vediamo. Il rigonfiamento delle batterie su tablet, su smartphone, su notebook, sui computer portatili o qualunque dispositivo che usa mai queste batterie, è sempre più frequente che può succedere che risulta una batteria ingonfiata, più o meno. La batteria si vede, è evidente, come nel mio caso, aveva addirittura era uscita fuori dalla sede da sola, gonfiandosi. Ma da cosa dipende questo fenomeno? Secondo me si potrebbe evitare che accada una roba del genere? Adesso vediamo. Intanto, cosa dipende che fa di ingonfiare una batteria? Tutti ce l'abbiamo, perché ormai il nickel cadmio, quelle che avevano la memoria, che bisognava aspettare che si scaricano tutto per poter ricaricare, sono sempre meno di uso, invece queste si possono caricare in qualunque momento, continuamente, senza aspettare che si scaricano, ed ha questo vantaggio, e in più sono più piccole, hanno più capacità e durano anche di più, e possono essere ricaricate chissà quante volte, però hanno questo problema. Perché può succedere? Intanto un consiglio: l'ideale sarebbe caricare spesso le batterie agli ioni di litio, che come queste qua, evitando però di caricare al massimo della loro capacità, non occorre aspettare che arrivi al 100% e lasciarle che non lasciarle che si scaricano del tutto, che arriva al 10%, 15% è già troppo, non aspettare che proprio non funziona più il telefono, non funziona più il tablet perché si sono scaricate, e allora si potrebbe già ricaricare. In questo modo si può fare i cicli di carica non completi, però fanno più bene a queste batterie. Sappiamo che non è facile tenere sempre al 40%, all'80% la carica. L'ideale sarebbe così: 40% di scarica e 80% alla massimo. Io già nel mio telefono qua ho il 15%. Ecco, bisognerebbe stare in quella
quello spazio di carica non troppo alta né troppo bassa per mantenere bene le batterie al litio. E un'altra cosa molto importante che sono è il calore. Guai lasciare un cellulare o un tablet in macchina d'estate che dentro c'è 40 gradi, 50. Un rischio, perché le batterie troppo caldo non va bene. Come non andrebbe bene lasciarlo sempre attaccato anche al caricabatterie, no? Non ha scopo, perché magari dopo va a raggiungere il 100% è meglio di no. E anche che sia arieggiato, che abbia la possibilità di non essere chiuso nel borsello, in qualche parte che non ci abbia la circolazione d'aria. L'apparecchio che si usa. Com'è il procedimento della batteria a litio? Come funziona? Quando la batteria viene caricata, gli ioni di litio passano attraverso un elettrodo all'altro, in particolare dal catodo all'anodo. Dal catodo all'anodo, durante la fase di ricarica. Questo succede. Mentre il momento che viene utilizzata l'energia, in pratica la scarica, come si vede qua nell'immagine, si verifica il processo inverso. Gli ioni vengono fatti traslitare attraverso un elettrolite, un composto organico volatile e infiammabile. Ecco. Tra le aree in cui sono immersi due elettrodi è posta una membrana che funge da separatore di sicurezza. Come vedete nell'immagine. Infatti l'obiettivo è di evitare che possa qualunque motivo di contatto tra catodo e anodo, perché si verificherebbe fenomenali incendi o dell'esplosione della batteria. Questo è. Infatti usi scorretti delle batterie potrebbe favorire una generazione di dendriti, ossia delle ramificazioni dell'elettrodo che con tempo possono addirittura arrivare a forare la barriera di sicurezza, il separatore tra anodo e catodo. E allora potrebbe, ecco il pericolo di queste batterie. Quindi l'abuso anche di cariche rapide per farle velocemente ricaricare non è una cosa molto saggia, perché poi scalda la batteria e potrebbe anche rompere questa barriera, questo separatore. Cosa fare allora in caso che vediamo la batteria che si gonfia? Prima di iniziare è importante, se si ha sospetto che la batteria è gonfia o si vede, bisogna proteggersi noi stessi. Un po' come ho fatto io, lavorare in un'area ben ventilata che possa aiutare a diffondere i fumi, indossare occhiali protettivi oppure quella è la bottiglia di plastica. Fatto la protezione, sarebbe da indossare anche dei guanti per evitare il contatto con la pelle nel caso che i prodotti chimici vengano spanti fuori, e tenere a portata di mano le pinze lunghe o con dei becchi arrotondati per rimuovere la batteria danneggiata, per poterla tirare fuori ancora se non era già uscita, come nel mio caso che era andato fuori. E se la batteria comincia già a bruciare, avere un estintore. Non
non buttare mai acqua sopra, perché è peggio, fa una reazione chimica che comincia a prendere fuoco, come carburo una volta che con l'acqua funzionava il fuoco. Buttarlo dentro in mezzo alla sabbia o sottoterra, o coprirlo con qualche cosa che spenga il fuoco. E se no, chiedere aiuto e assistenza a chi se ne intende, portarle e loro si raggiano e sanno come fare. Questa è la batteria al litio. Vi auguro che non capiti mai e speriamo che migliorino anche i sistemi. Ci sono quelle batterie che sono rivestite di alluminio e quelle batterie che sono come la mia, rivestita non di alluminio, di una plastica, per fortuna è abbastanza resistente, che non ha sporcato tutto e non è esplosa per il momento. Ci vediamo la prossima volta. Buon proseguimento. Ciao.